precarizzato e tagliato ogni settore culturale su cui aveva influenza: la scuola, l'università, la ricerca, ma anche il cinema, le arti sceniche, la conservazione dei beni culturali, l'arte contemporanea e gli enti pubblici. La legge di stabilità, nonostante Tremonti giochi alle tre carte con i soldi, prevede un taglio ulteriore di circa 300 milioni di euro per l'università. Altri effetti sono la precarizzazione della ricerca, una riforma della governance degli Atenei in senso centralistico, più potere in mano al rettore e indebolimento degli organi collegiali, un aumento dei fondi alle cosiddette università telematiche, CEP in testa. Altro che meritocrazia, altro che sconfitta dei baroni, non c'è rivoluzione, solo tagli che renderanno più forti coloro che forti lo sono già, i baroni appunto, e divideranno gli Atenei in Atenei di serie A e serie B, i secondi riservati ai poveri, i primi ai ricchi e a chi potrà indebitarsi, dunque pagando interessi a quelle banche e a quel sistema finanziario che hanno causato la crisi in corso. Della scuola che dire? Centinaia di migliaia di precari rischiano il posto sullo sfondo di provvedimenti razzisti. Si è parlato addirittura di non accettare i figli dei clandestini in classe e di nuovi finanziamenti alle scuole private. Anche gli enti pubblici sono in agitazione. Il crollo di Pompei è esemplificativo dell'intero stato delle politiche culturali in Italia. 58 milioni di tagli al Ministero dei Beni Culturali, 1 miliardo e 100 milioni sottratti agli enti locali, 100 milioni al FUS e la percentuale nazionale di PIL dedicata alla cultura che scende a un impresentabile 0,26%. Ciliegina sulla torta, l'assurda ingiunzione diretta a tutti gli enti pubblici di non stanziare per l'anno prossimo più del 20% della spesa effettuata nel 2009 per progetti culturali. Ed è incredibile che questo provvedimento vieti anche la spesa di fondi privati o reperiti comunque fuori dal settore pubblico. Naturalmente la Fenice e le fondazioni lirico-sinfoniche non sono esenti dai rischi di questo tsunami. Ma non dateci dei conservatori, per favore. Non siamo affezionati all'università che c'è, con i suoi clientelismi e le sue parrucche. Ne siamo per la cultura con la C maiuscola, quella ingessata, istituzionale e liturgica. Noi, ovunque si studi o si produca cultura, reagiamo allo sfruttamento, all'insulto e alla beffa. Siamo indisponibili a venire tagliati per ripianare una crisi che è la crisi del neoliberismo, della finanza e del mercato, quale regolatore unico delle nostre vite. I veri conservatori sono quei soggetti, con in testa il nostro governo e la classe politica, che insistono nel perseverare sulla strada che ha spinto l'economia mondiale nel baratro. Sono loro ad essere conservatori per ideologia o per interesse economico. Noi dal canto nostro, come studenti precari, vogliamo spiccare un salto su quel baratro e pretendiamo risposte perché siamo certi che la cultura sia un investimento e non assistenzialismo, perché vogliamo cambiare ciò che non funziona in università e vogliamo avere la possibilità di sperimentare in campo artistico. Vogliamo che la professionalità di tutti gli operatori culturali, tecnici compresi, sia riconosciuta e valorizzata per ciò che essa significa, prestigio e motore economico fondamentale. Guardiamo alla cultura e alla formazione come a beni comuni, ma perché questa visione si tramuti in realtà è necessario sottrarle ai tagli e alle mani degli speculatori. Come studenti dunque saremo protagonisti il 14 dicembre a Roma, una giornata intitolata Uniti contro la crisi. Una manifestazione nazionale sotto Montecitorio per sfiduciare questo governo. Una giornata in cui il mondo della formazione, i precari, i movimenti, il lavoro con la fiamma in testa, migranti e comitati per l'acqua daranno corpo a un'altra idea di società, ad una visione sganciata dalla guida suicida del profitto e votata all'apertura di un nuovo processo costituente, democratico e comune. Ci vediamo a Roma il 14 dicembre. Grazie.